Salmo 11. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda, per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta giusti ed empi. Egli odia chi ama la violenza. Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore. Ama le cose giuste. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Salmo 12. Salvami, Signore. Non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini. Salmo 13. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte, perché il mio nemico non dica «l'ho vinto» e non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha beneficato. Salmo 14. Lo stolto pensa, non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli.
nessuno più agisce bene. Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti. Più nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come il pane. Non invocano Dio. Tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio. Venga da Sion la salvezza di Israele. Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Salmo 15. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se giura a suo danno, non cambia. Presta denaro senza fare usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.